Il nostro carissimo fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. In tutte le sue lettere ci sono alcune cose difficili da comprendere. Queste parole sono le parole di uno scrittore, probabilmente degli inizi del secondo secolo. La tradizione ha posto questa frase sotto il patronato della figura di Pietro. È la seconda lettera di Pietro. In realtà noi sappiamo che lo scritto è certamente tardivo ed esprime le difficoltà che la Chiesa delle origini ha avuto nei confronti di questo testo che noi ora stiamo aprendo e in genere del pensiero di Paolo. Il nostro carissimo fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data, ma in tutte le sue lettere ci sono alcune cose difficili. E se già l'ultima volta noi siamo entrati nell'interno del cuore del discorso e abbiamo visto già che ci sono elementi complessi, noi ora, entrando, facendo qualche passo in avanti ed entrando sempre di più nel punto centrale della lettera, ci accorgiamo che la complessità cresce, che le difficoltà aumentano e anche le oscurità. Noi non potremo certamente dipanarle perché richiederebbe proprio una lettura continua, dettagliata del testo. Però già ora potremo intravedere ancora una volta la struttura di fondo di questo messaggio. Cominciamo subito. Voi certamente ricorderete che noi l'ultima volta abbiamo esaminato, abbiamo sciolto quella che abbiamo chiamato la prima cellula teologica della lettera, i capitoli 1-4. E abbiamo visto quel contrasto tra la tempesta dell'ira di Dio sui bassi fondi dell'uomo e dall'altra parte invece lo splendore della dikaiosune, lo splendore della giustizia di Dio che irrompe e salva. Ora continueremo questo movimento, è il movimento fondamentale della lettera. Sulla miseria e la povertà dell'uomo si stende lo splendore dell'azione di Dio. E continueremo con la seconda cellula poetica e letteraria, oltre che teologica naturalmente. Sono i capitoli 5-8, il vero e proprio vertice della lettera, di estrema difficoltà, di estrema densità. Io proprio vorrei mostrarvi oggi le difficoltà che ci sono nell'interno di questo testo, anche soltanto leggendo. Noi leggeremo molto oggi, leggeremo molti brani, e la lettura stessa vi farà vedere che, nonostante qualche indicazione essenziale per capire, il nostro comprendere si incepperà spesso. Vediamo allora subito, entriamo e cominciamo con un primo capitoletto. Una prima indicazione che ci permette di leggere almeno una serie di quattro testi che sono raccolti nell'interno dei capitoli 5 e 7. Poi apriremo un altro capitoletto e leggeremo il capitolo 8, che è forse il vertice della lettera, un capolavoro. Cominciamo. Per i capitoli 5 e 7 io troverei un titolo brevissimo. Potremmo dire quasi un avverbio, molto più, è l'eccesso. C'è stato un filosofo francese, uno della Nouvelle Vague dei filosofi francesi, i cosiddetti Nouveau Philosophe, che ha scritto un commento al libro di Giobbe, un commento libero intitolandolo, e il titolo è forse anche un po' significativo, L'excès du mal, l'eccesso del male. Potremmo proprio usare questo titolo e quasi contrapporlo, proprio per esprimere il significato di questi capitoli 5 e 7. Potremmo dire che qui invece abbiamo l'excès du bonheur, l'excès du bien, l'eccesso del bene, per Paolo. Paolo così rigoroso nel denunciare la miseria, la nudità, quello che noi abbiamo chiamato il basso fondo quasi dell'uomo, il sottosuolo della miseria umana, uguale per ebrei e uguale per greci e per pagani. È però fermamente convinto che la grazia è più potente. E allora i testi che noi leggiamo, questi quattro brani che io vi suggerisco, sono sempre un più, partendo da un vuoto. Il primo testo, celeberrimo, pensate, è forse un caso unico nella storia degli studi biblici.
su una frasetta brevissima, anzi non posso dire una frasetta perché si tratta di una preposizione più un pronome personale, F-O, e T più il pronome personale di terza persona singolare maschile. Su questo elemento si sono scritti talmente tanti studi e tanti articoli, si è discusso così accanitamente, più di quanto non si sia discusso per alcune opere intere del Nuovo Testamento, solo per queste due parolette minime. I teologi, la tradizione cristiana del passato e recente si è continuamente affrontata, perché su questo testo, in qualche modo, da questo testo nasceva una definizione dell'uomo, una visione dell'uomo cristiana. Il testo che noi leggiamo nel capitolo quinto, io ve lo leggo soprattutto per farvi capire la difficoltà, voi vi accorgerete come la traduzione brancola. Io vi dico qual è il tema fondamentale. Non possiamo commentarlo esattamente nei dettagli, proprio anche per questa discussione immensa, quella discussione che è legata soprattutto al peccato originale. Ma io non vorrei neppure stendere eccessivamente il discorso su questo testo, anche perché, ed è una proposta così che è già emersa altre volte e che ora si concretizzerà, io vorrei cominciare anche a condurvi in futuro ad entrare anche in qualche tema di teologia biblica, non soltanto in un libro, e per esempio affrontare proprio questo tema, il tema del cosiddetto peccato originale. Che cosa significhi realmente? Che cosa sia nell'interno del messaggio biblico, che è sempre il punto di riferimento a cui noi dobbiamo guardare. Per cui per ora diciamo soltanto, questo paragrafo che si trova nel capitolo quinto, dai versetti 12 dal versetto 12 al versetto 21, è un paragrafo dedicato a una contrapposizione. Si tratta di due individui per Paolo, ma Paolo evidentemente usa individui non nel senso che possiamo immaginare noi, persona fissa, rigorosamente circoscritta ed individuale, come siamo ognuno di noi. Paolo vede in queste due persone sì degli individui, i quali però contemporaneamente possono rappresentare tutta una categoria, possono rappresentare, direi, i due grandi campi del mondo, i due grandi territori in cui si divide l'umanità. Egli li ha chiamati con un nome comune, tutte e due questi uomini, questi individui, li ha chiamati col nome comune, più comune dei nomi comuni degli uomini. Il nome è Adamo, che in ebraico vuol dire semplicemente uomo. E ha parlato di un primo e di un secondo Adamo. Ha parlato di un Adamo antico e di un Adamo nuovo. Questi due Adami si confrontano, si ergono sulla scena. E sulla scena di questo mondo si scatenano, entrambi con le loro forze. Il primo Adamo noi lo conosciamo bene, chi è? Questo primo Adamo è la creatura umana. È la sua famosa, è la storia famosa che abbiamo visto prima descritta nei capitoli 1-4, questa sequenza continua di male. Dall'altra parte si erge l'altro Adamo, l'Adamo glorioso, il Cristo. Ecco allora la tesi del molto più. Noi possiamo essere peccatori finché vogliamo, possiamo essere adamici, figli di Adamo finché vogliamo, dice Paolo. La legge può renderci ancora più consapevoli del nostro peccato, dice, è apparsa la legge nell'antica alleanza. Questa legge cosa ci ha fatto capire? Che siamo ancora più peccatori di prima, perché la legge illumina il peccato, ma ricordate, nomos, ci fa vedere che siamo nelle sabbie mobili, però da sola la legge non ha la mano da darci per elevarci, per estrarci dalla sabbia. Ed ecco allora Cristo, che è invece il molto più, colui che ci estrae. Ecco, ascoltiamo, adesso io proprio soltanto enuncio questa tesi. Il principio l'avete capito molto bene. Paolo, pessimista, dice tutti figli di Adamo, non perché ci sia al di fuori di noi un Adamo lontano, il primo Adamo che ci abbia inquinato. Noi tutti siamo Adamo. Per Paolo Adamo altro non è che l'umanità. L'umanità in tutte le sue forme, in tutte le sue specie, in tutte le sue qualità, in tutte le sue razze. Ed egli ha già detto, questo Adamo è un Adamo pieno di miseria soltanto, vuoto e solitario.
ma noi abbiamo la fortuna di aver visto apparire all'orizzonte un secondo Adamo. E questo secondo Adamo è più forte del primo, ed egli ci libera. Adesso leggiamo il testo, sentirete la difficoltà del linguaggio, e potremo magari riprenderlo, se apriremo, anche col vostro interesse o no, se riapriremo questo discorso sul peccato originale. Leggiamo dal versetto 12 in avanti. Quindi, come a causa di un solo uomo, e questo un solo lo dobbiamo intendere nel senso paolino, siamo nel confronto tra l'uno e l'uno. Uno si chiama Adamo, l'altro si chiama Cristo. Il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Dilaga la morte dello spirito, il peccato. Fino alla legge, infatti, c'era peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è la figura di colui che doveva venire. Voi vedete che lo sguardo si proietta verso il futuro e c'è una cascata di peccato. Tutti peccano, anche se non sono nell'arco diretto apparente della storia della salvezza, quella che ha generato anche Mosè. Tutti sono peccatori. Ma, ed ecco comincia il molto più, ma il dono della grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più. Ecco l'avverbio fondamentale. La grazia di Dio è il dono concesso in grazia di un solo uomo, uno solo, Adamo, uno solo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. Dal versetto 18. Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione di Coiosune, che dà vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, nell'interno di Adamo noi peccavamo tutti, eravamo tutti Adamo, così anche per l'obbedienza di uno solo in Cristo noi siamo tutti presenti e tutti salvati, tutti saranno costituiti giusti, eccetera. Quindi il primo tema, vedete, questo motivo del molto più riappare con una immagine, già l'avete sentita intravedere, l'avete forse vista apparire attraverso un filo sottile, quando Paolo usava un verbo che è dei liquidi in greco, riversare, il verbo dei fiumi quasi. E Paolo immagina, ecco un secondo molto più che vediamo ancora nel capitolo quinto, Paolo immagina una contrapposizione quasi fluviale tra il torrente del peccato e il fiume della grazia. Il peccato è un torrente, le cui devastazioni sono impressionanti, ma il fiume della grazia è molto di più. In greco c'è una cosa molto curiosa, Paolo qualche volta è sgrammaticato e usa appunto per esprimere con intensità il suo pensiero delle forme strane. Egli comincia a parlare della forza del peccato ed egli dice che il peccato è stato, il verbo che egli usa è pleonazein. In greco c'è l'idea del più, pleonazein, è qualcosa di più, è stata una forza quindi. Ma poi deve arrivare a parlare della grazia, allora deve trovare qualcosa di più ancora del più. E allora usa un verbo molto strano, nel greco classico stridente, quasi come se fosse un errore, possiamo dire, una specie di superlativo del superlativo, comparativo del superlativo, una forma un po' strana, dice la grazia però iperperisseuein, iperperisseuein, la grazia però è ancora di più del più. È la famosa espressione che è stata tradotta laddove abbondò il peccato, versetto 20, la sovrabbonderà, la charis, la grazia. Vedete che ha una forza maggiore. Paolo quindi non è pessimista, egli è rigorosamente realista nei confronti dell'uomo, lo spoglia da qualsiasi forma di difesa, lo vuole portare a terra. E poi dopo gli dice, ricordati che tu puoi diventare, tu che sei l'Adamo schiacciato, puoi diventare come l'altro Adamo, trionfatore. Terzo,
sempre nell'interno di questi capitoli 5 e 7. Dove avviene questa trasformazione? E allora per un istante immaginiamo di trasferirci idealmente nell'interno di una delle chiese, delle piccole comunità delle origini, quando esse celebravano il battesimo. Voi sapete che il battesimo delle origini noi non conosciamo granché, conosciamo soprattutto alcuni resti che sono stati trovati soprattutto a Nazareth, delle comunità giudeo-cristiane, per vedere come essi celebravano il battesimo. E abbiamo un elemento, che è l'elemento dominante, la scala, il pozzo e poi un mosaico a quadratini. La scala, 7 gradini. C'è un esempio, anche se questo è più tardo, probabilmente del terzo secolo, lo si vede molto bene nella chiesa della Nutrizione di San Giuseppe a Nazareth, nella cripta. È una delle chiese, delle sinagoghe cristiane, delle origini. I 7 gradini. Attraverso i 7 gradini l'uomo scende. Scende nell'interno di un pozzo dove c'è l'acqua, il battesimo per immersione, il battesimo è bagno. Quest'uomo scende e viene avvolto dall'acqua. Egli poi risale e si trova nell'interno di questi 6 quadratini a mosaico. Probabilmente questi 6 quadratini indicavano le potenze angeliche. Egli era diventato come un angelo. Era diventato il nuovo uomo, la nuova creatura. Ecco, Paolo prende lo spunto da questa scena, la scenografia del rito battesimale, ma la trasferisce vedendo quasi in dissolvenza nell'interno di quel sepolcro d'acqua in cui noi scendiamo, il sepolcro di Cristo di pietra. E descrive il battesimo proprio come se fosse il molto più. Il battesimo è proprio questo trapasso, questa avventura. Adesso noi la sentiremo narrata da lui nel capitolo 6, dal versetto 4 in avanti. Per mezzo del battesimo siete dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è ormai libero dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più, la morte non ha più potere su di Lui. Voi vedete che Paolo ha introdotto la sua nuova categoria, uomo vecchio, uomo nuovo. Egli immagina che l'uomo peccatore nel battesimo celebri veramente la vicenda della fede, della pistis e della charis, della fede e della grazia. Egli entra come uomo vecchio, entra come peccatore e muore come il Cristo. Chi muore nella tomba? Muore un uomo. Cristo in quel momento è veramente uomo perché Dio non muore. E quindi è, diremmo, il momento in cui Cristo è in assoluto più fratello di noi, molto di più di quanto lo sia stato durante la vita terrena. Perché se c'è una qualità che Dio non può possedere, è proprio la qualità della morte. Evidentemente è una qualità limitativa. Ora, nell'interno di questa morte, egli, il Cristo, passa, ma passa come figlio. Ed allora egli, essendo figlio di Dio, egli può spezzare questa frontiera ed uscire alla vita. E allora Paolo dice, anche noi dobbiamo ripetere questa stessa vicenda, uomini vecchi, uomini malati, uomini peccatori, entriamo in questa morte con Lui. Entriamo in questa spogliazione totale, in questo abbandono, in questo che è il riconoscimento ultimo del nostro male, della nostra miseria, il battesimo. E lì dentro, aderendo a Lui attraverso la fede, perché il battesimo è la parabola della fede, in quel momento Egli ci aprirà la sua grazia e saremo risorti con Lui. E l'uomo nuovo è molto di più dell'uomo vecchio, perché è l'uomo trasformato, l'uomo glorioso a immagine sua. Vedete sempre lo stesso principio, il principio del prima
dove c'è la forza del male, l'uomo vecchio, e il principio del poi, dove c'è invece la forza della grazia. Quarto elemento, sempre nell'interno di questi capitoli 5 e 7, e sempre con questa oscillazione, vedete, miseria, liberazione, ma la liberazione è ben più della nostra miseria. Per cui voi vedete che se l'uomo, secondo questa concezione radicale del cristianesimo, è pronto a riconoscere la sua miseria, ad aprirsi a Dio, diventa splendido come Dio. Quest'uomo che entra con la sua miseria, con la sua creaturalità, col suo limite, viene avvolto dalla grazia, e la grazia, tra poco la spiegherà Paolo nel capitolo ottavo che cos'è, la grazia è trasformatrice. E il testo che ora leggiamo, l'ultimo confronto uomo carnale, peccatore, e il molto più del Cristo, è una delle pagine entrate nelle letterature, si può dire, di tutti i tempi. Era una delle pagine che amava moltissimo Dostoevsky. Lui la leggeva in una maniera forse più psicologica. Voi sapete che Dostoevsky era un uomo profondamente scisso, spezzato, e lui sentiva profondamente il peccato dell'uomo come la rottura interiore che l'uomo ha dentro di sé, questa rottura che non può ricucire. Per lungo tempo egli ha tentato di ricomporla anche attraverso l'esperienza sociale. Per un certo periodo egli è stato favorevole ai movimenti, poniamo, anarchici. Sperava che ci fosse una specie di autosalvezza. E alla fine egli approda a Cristo. E noi sappiamo che egli spesso si riferisce a questo testo. Non c'è bisogno quasi di commentarlo perché questo testo è molto chiaro. Ed è una specie di grande confessione paolina. Paolo si presenta e in lui, questa volta, nell'interno del suo cuore e della sua coscienza, guarda la storia di ogni uomo. Sentirete, questa è una pagina anche di alta letteratura, di alta tensione, tensione personale. Paolo lo sentiva profondamente, sentiva di essere un uomo diviso, sentiva che aveva bisogno di essere salvato continuamente, che anche egli era povero e vecchio, che aveva bisogno di vedere all'orizzonte pararsi questa figura che lo liberasse. E voi sentirete che l'accento, quantitativamente parlando, quindi misurate proprio le battute, come le battute musicali, quantitativamente parlando, l'accento sul peccato è maggiore, l'accento sullo squarcio che uno ha dentro, la confessione di quello che siamo noi è maggiore, senza imbarazzo, senza nessuna preoccupazione. Paolo lo dice, che egli è come tutti gli altri. Dal punto di vista quantitativo ci sarà solo una battuta finale per il Cristo. Il molto più è soltanto una riga, ma questo molto più è un fortissimo che cancella tutto il precedente. Leggiamo il capitolo settimo dal versetto 14 al 25. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato. Io non riesco a capire neppure ciò che faccio. Infatti, non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Questo dramma dell'uomo, che si sente impotente, continua a cadere irrimediabilmente in una catena senza fine. Ora, se faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona, quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Egli sente che da un lato c'è qualcosa che lo trascina, che è più forte di lui, questa famosa energia, questa zizzania che c'è nell'interno del suo terreno. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo dunque in me questa legge, una legge costante. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. È bellissimo questa immagine. Io mi sono messo sulla strada ed ecco questa sentinella che mi ricorda: vieni con me. Il male vince. Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che muove guerra alla legge della mia mente, mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno sventurato. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Non è la morte fisica,
questa caduta continua. Voi avete visto questa lunghissima analisi che Paolo, che precedeva anche, cominciava già prima, noi l'abbiamo presa a metà. E alla fine, dopo aver fatto questa analisi implacabile dell'uomo squarciato a metà, ricordate l'immagine di Dostoevsky dei due cavalieri, l'uomo che è per terra, e i due cavalieri lo trascinano, il cavallo bianco e il cavallo nero. E l'uomo è continuamente squartato come questa specie di supplizio terribile. Egli sente che è meraviglioso essere con quel cavallo bianco che lo porta verso l'orizzonte luminoso, e dall'altra parte però è più forte il cavallo del male. Ed egli viene spostato più in là, sempre più in là, irrimediabilmente più in là, ma per Dostoevsky solo alla fine c'è questo balenare del Cristo. A Dostoevsky interessa molto di più esaminare questo dramma interiore, questa che è la storia di ogni uomo, che continua a vedere il bene e a scegliere il male. Paolo in finale conclude: siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Solo questo basta. Passiamo ad un secondo momento. Abbiamo visto il molto più. Secondo momento, Paolo adesso sposta l'accento, se ricordate la famosa frase di Abacuc che diceva «Il giusto per la fede vivrà». E il capitolo ottavo, che è il capolavoro di Paolo, è un grande canto dello Spirito, un grande canto della fede e della grazia. È il positivo ormai. E questo momento direi che è il momento in cui Paolo mette anche un po' la sua poesia. Se fino a questa pagina ha dominato il rigore del teologo, da questo momento in avanti egli si sente affascinato anche da una visione di armonia. E questa armonia egli la esprime attraverso un vero e proprio cantico. Di questo cantico noi leggeremo un cantico solare anche, gioioso, un cantico che non passa solo attraverso la storia degli uomini, ma anche avvolge tutto l'universo e tutto l'orizzonte. Noi di questo canto leggeremo due battute, due parti, i versetti 14, 17 e 19 seguenti. Il primo movimento, guardate, questo primo movimento è semplicissimo, perché nell'interno voi sentirete i vocaboli fondamentali. Paolo sta celebrando il nostro destino. E Paolo dice il nostro destino, una volta che siamo stati avvolti da questo molto più che è Cristo, il nostro destino ormai è un destino facile, è un destino gioioso. Noi diventiamo i figli. Lasciamo dietro le spalle la schiavitù. E Paolo qui conia un vocabolo che egli usa nella teologia neotestamentare e che diventerà importante per la teologia cristiana. Il vocabolo greco è euthesia, cioè filiazione adottiva. Noi siamo i figli adottivi, fratelli del figlio. E allora davanti a noi c'è questa possibilità di essere nell'interno della stessa famiglia, seduti tutti alla stessa tavola, eredi tutti nella stessa maniera. Ecco le parole di Paolo nel capitolo ottavo, versetti 14-17. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E noi sappiamo che cos'è lo Spirito. Lo Spirito è questo punto di partenza da Dio, questo Dio che si apre a noi, questo Dio che spezza il suo isolamento e entra nell'interno di questo uomo che era devastato dalla miseria. E nell'interno di questa miseria comincia a fiorire la liberazione. Noi diventiamo progressivamente figli, lasciando dietro le spalle la nostra schiavitù. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo, e Paolo qui ricorda la preghiera che si faceva nella chiesa delle origini, ricordando quella parola scandalosa che aveva detto Gesù: voi potrete d'ora in avanti chiamare Dio Abba, padre, ma non padre nella maniera solenne. Abba era il linguaggio dei bambini, il linguaggio infantile. Voi ormai avete perso la paura, perché quello che sta sopra di voi non è un imperatore impassibile. Quello che sta sopra di voi si chiama Abba. È uno alla cui mensa anche voi vi sedete. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo. Se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Se si è figli, si è eredi. Qual è stata l'eredità del figlio?
L'eredità del figlio è la gloria, è la comunione eterna col padre. E noi, figli adottivi, siamo coeredi. Voi vedete quindi che per l'uomo comincia ad aprirsi questo orizzonte di luce. Ma l'orizzonte di luce Paolo adesso lo estende a tutto l'essere. È una visione che già Paolo aveva abbozzato nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo quindicesimo, quando aveva descritto quel destino ultimo della storia con quella immagine, con quelle parole minime, essenziali, ma che dicono tutto. Dio allora sarà tutto in tutti. Ed ecco Paolo comincia a sognare una redenzione, comincia a sognare uno spirito il quale non entra soltanto nell'uomo e lo libera, ma entra anche nella natura. Egli sogna un mondo il quale venga avvolto finalmente da questo respiro, il respiro di Dio, lo spirito di Dio, uno spirito ben diverso da quello caduco dell'uomo. E finalmente l'umanità e il cosmo intero siano ripacificati, siano di nuovo pacificati, riuniti in una nuova armonia. E noi sentiamo che Paolo esprime questo con una serie di immagini molto poetiche. Il primo punto di partenza, diremmo quasi proprio, ci sono due punti di partenza, e Paolo prosegue contemporaneamente. Il primo è il gemito. L'immagine del gemito ci evoca il parto. E Paolo immagina che ci sia come un grande parto, un parto che è generato, che è prodotto dallo Spirito. Questo parto è nell'interno di noi ed è nell'interno del mondo. Ci sono quindi, egli dice, tre gemiti. Il gemito dell'uomo, il gemito della natura, il gemito dello Spirito stesso, che desidera che tutti siano in Lui, che tutti siano in Dio. E dall'altra parte l'altro punto di partenza lo sentirete, non si sente tanto nella traduzione ma nell'originale. Nell'originale Paolo dice, proprio in inizio dal versetto 19 in avanti, rappresenta la natura come se fosse una persona, questo mondo, che è sotto questo uomo folle. E noi vediamo bene che cosa sa fare l'uomo nei confronti della natura. Questa natura aspra, che reagisce all'uomo, perché l'uomo si comporta come un tiranno. Paolo vede l'universo come striato da questa miseria, da queste rotture interne, perché l'uomo continua ad intervenire, spezzando l'armonia dell'universo. E allora immagina che la natura, e questo è il valore del verbo greco usato, il verbo greco, il sostantivo greco è apokaradokia. Kara è la faccia in greco. Egli immagina allora che la natura, come se fosse una persona, è stata finora piegata sotto il peso, sotto il flagello di questo tiranno, di questo capo che è l'uomo peccatore. E l'uomo continua inesorabilmente con questo suo comportamento ad abbrutire la natura, a renderla sempre più miserabile. Ma ecco che all'improvviso è possibile mutare qualcosa. E la natura allora comincia ad alzare la testa, vuol dire letteralmente. Comincia ad alzare il capo e a guardare da lontano. E gemendo spera che finalmente si apra un nuovo mondo, si apra un nuovo modo di essere per l'essere, anche per l'essere cieco. I padri della Chiesa nell'antichità immaginavano poeticamente che questo gemito fosse il gemito degli animali. Il dolore degli animali a che cosa serve? Non serve a nulla. Il dolore dell'uomo almeno è nobile. Il dolore dell'uomo ha un segreto certe volte. La lacrima dell'uomo è preziosa come se fosse una perla, diceva la poesia araba antica. Perché ha sempre nel suo interno non soltanto una composizione di sali o cose del genere, ha nell'interno soprattutto tanto cuore, tanto dolore, tanta miseria, tanto dramma, tanta grandezza anche, la lacrima dell'uomo. Che cos'è il gemito degli animali? E allora i padri della Chiesa, in maniera poetica, i primi commentatori di Paolo, immaginavano che il gemito degli animali fosse proprio questo gemito della natura che spera di avere sopra un padrone meno vigliacco. Un padrone meno violento, meno prepotente. Ecco, adesso noi ascoltiamo questi tre gemiti. Il gemito dell'uomo e della natura lo comprendiamo bene, che comprendiamo un po' meno bene il gemito dello spirito. Perché Dio geme? Lo spirito è Dio che si comunica, lo Spirito Santo. E qui forse c'è
uno spunto per poter sostenere quella che è stata chiamata la teologia del dolore di Dio. Dio non può in realtà soffrire, perché sofferenza è segno di limite. Però parlando in linguaggio umano possiamo dire che Dio ha la nostalgia di avere con sé tutto il creato, di avere con sé tutta la creazione e soprattutto di avere con sé quell'unica creatura che lui ha fatto in modo tale che potesse scegliere di essere con lui. Perché l'uomo è l'unico che può scegliere anche di non essere con Dio. Ed allora ecco che piano piano questo testo, come sentirete, rappresenta in maniera progressiva, rappresenta il due gemiti che si intrecciano in un gemito solo. Noi che siamo tristi perché nonostante le prepotenze siamo insoddisfatti. La natura che è triste perché è sotto questo dominio assurdo. E dall'altra parte c'è anche la tristezza di Dio. Dio che è malinconico, che geme, perché non ancora tutto si è ricomposto in armonia. Questa pagina è una pagina evidentemente che può essere riassunta con una parola sola, la speranza. Paolo spera che su questo territorio oscuro, che è il territorio del mare, il dilagare dello spirito sia piano piano totale, sia onnicomprensivo. E allora è per questo motivo che questa pagina è piaciuta moltissimo a tutti coloro che hanno una visione dinamica della storia, a tutti coloro che non hanno una visione pessimistica. Perché Paolo, che è il massimo del pessimismo, avete visto che egli dice: voi uomini da soli non vi tirereste mai fuori, resteremmo sempre giù in basso. Contemporaneamente però fa vedere che è possibile avere ancora un'armonia solare. Ed è per questo motivo che io potrei citare adesso molti testi, dopo la lettura di questo, che hanno preso come punto di partenza i teologi soprattutto, teologi che hanno letto la storia come questo grande movimento, soprattutto i teologi cristiani, che hanno letto la storia come questo grande movimento verso il punto omega, verso il punto dell'armonia. Potrei leggerne molte per farvi vedere come Paolo sia stato la loro guida. Ne citerò uno soltanto. Leggiamo prima di tutto il testo di Paolo, molto celebre, e vedrete che qui il linguaggio paolino è molto caldo anche, non è freddo, non è solo tecnico. Cercate di individuare il tema del gemito soprattutto. Versetti 19-27. La creazione stessa attende con impazienza, ecco, apocaradochia, l'attesa eretta, come quando uno aspetta un amico e continua a guardare all'orizzonte la venuta di questa persona amata. Aspetta con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme. Ecco il primo gemito, è il gemito della creazione. E soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello spirito, che abbiamo soltanto come i fiori di primavera dello spirito. Abbiamo cominciato appena a sentire lo spirito dentro di noi. Ma noi aspettiamo che ancora lo spirito ci sia per tutta la nostra vita, fino alla fine. Noi che abbiamo posseduto le primizie dello Spirito gemiamo interiormente, secondo gemito, aspettando l'adozione a figli e la redenzione del nostro corpo, cioè dell'essere intero, poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, ecco il tema della speranza, se visto non è più speranza, infatti ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? È qualcosa che dobbiamo ancora attendere, noi non lo vediamo, per ora vediamo piuttosto il capitolo primo e secondo, i bassi fondi dell'uomo. Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, terzo gemito,
Anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. Non si possono capire i gemiti dello Spirito, sono gemiti segreti, e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. E allora voi vedete che l'immagine piano piano si sta chiudendo. Lo Spirito sta intercedendo presso il Padre perché finalmente si realizzi quello che noi neppure sappiamo cosa sia, ed è la meraviglia del mondo. Io vi ho detto che molti teologi sono riferiti a questo gemito, gemito del limite. Vedete che la speranza vuol dire, dice Paolo, non ancora essere arrivati. Siamo in grande movimento, tutti devono spingere e tutti devono gemere. Con la materia, che anche la materia deve essere trasformata, anche il mondo deve essere un mondo diverso, non come quello che guardiamo ora, ingiusto e devastato. Ecco, in questa visione naturalmente è d'obbligo citare quello che più di tutti ha meditato su questa pagina tra i teologi e filosofi, potremmo dire, contemporanei, il gesuita francese Teilhard de Chardin, che su questa pagina si è riferito in maniera particolare. Io avrei voluto leggervi qualche brano, ma mi accontento soltanto di indicarvi due testi che non possiamo leggere per questioni di tempo. Il testo L'inno dell'universo e L'inno alla materia. Teilhard de Chardin ha sentito proprio nel lavoro dello scienziato, il lavoro del tecnico, il lavoro dell'operaio anche se è ateo, dice, se egli lavora per trasformare il mondo e per rendere il mondo più vivibile per gli uomini, egli in pratica non fa che far crescere il parto, far generare di più questa creazione, per cui lo sguardo che egli dava al mondo era lo sguardo di un mondo nel quale l'umanità può, se vuole, far crescere sempre di più questa nuova creatura. Egli immaginava che in Dio si potessero fondere l'unità e la molteplicità, in Dio si potessero fondere gli elementi singoli e la totalità, in Dio l'infinito e il personale si potrebbero fondere. E c'è quella famosa finale dell'inno all'universo, che è tra l'altro in francese molto bella e molto poeticamente anche rilevante, scriveva molto bene Teilhard de Chardin tra l'altro, ma ha comunque un suo valore. L'ultimo, dopo aver citato proprio il testo di Paolo, dice: ebbene, se anche la materia è nostra sorella, se anch'essa deve essere battezzata, deve essere salvata, ebbene, anche noi allora non chiudiamoci alla scienza, alla materia, entriamo nella materia, non è impura. La materia geme come gemiamo noi per attendere lo Spirito di Dio. Allora la finale è inzuppati, letteralmente sarebbe, immergiti nella materia, figlio della terra. Bagnati nelle sue falde ardenti, perché essa è la sorgente e la giovinezza della tua vita, perché anche in lei batte il gemito dello Spirito. Questa fraternità col mondo, questa importanza che il cristianesimo deve dare alla scienza, deve dare a tutto ciò che serve al benessere dell'uomo, perché tutto è chiamato a pregare, tutto è chiamato a lodare Dio. E a questo punto dobbiamo affrontare un terzo passo. Questi saranno più veloci, questi passi che dovremo vedere. Abbiamo visto il molto più, abbiamo visto il gemito dello Spirito, ed ora i capitoli 9 e 11, un problema che a Paolo è particolarmente caro e che Paolo affronta anche con una certa amarezza, con una certa drammaticità. Il simbolo dominante è il simbolo del germoglio, il germoglio di un albero, in maniera particolare l'olivo. Voi sentirete nell'interno di questi capitoli, noi leggeremo soltanto qualche riga, i capitoli 9 e 11, che è l'ultima unità della parte dogmatica, della parte teologica, 1, 4, 5, 8, 9 e 11, nell'interno sentirete Paolo che esamina il significato dell'essere ebrei. Paolo, voi sapete, è stato un polemista violentissimo col giudaismo. Io vi ho già ricordato che tra cristianesimo e giudaismo, bisogna dirlo con nettezza, esiste una distinzione, una divisione proprio sulla base della concezione della salvezza. La visione che noi abbiamo,
proprio per merito anche della teologia paolina, se volete anche, io sono convinto della teologia di Gesù, è una visione diversa, della visione giudaica, non dico necessariamente veterotestamentaria, questo invece le convergenze sono senz'altro molteplici, ma c'è una diversità profonda. Paolo ha negato la funzione delle opere, Paolo ha negato la funzione del merito, Paolo ha negato la funzione della legge, l'aderire a molti precetti per ottenere la salvezza, l'osservanza scrupolosa dalla norma microscopica a quella più grande, non sono il principio della salvezza, vedremo che cosa sono, perché anche per Paolo esistono. Ma Paolo, d'altra parte, è sempre un ebreo, e d'altra parte Paolo non può negare che esiste un Antico Testamento, un'antica alleanza, nella quale noi tutti ci ritroviamo come parola di Dio. Ed ecco allora l'ultima parte, che è un canto pieno di nostalgia e anche pieno di rispetto per il popolo da cui viene, quel popolo nei cui confronti lui è stato fortemente polemico e da cui ha ricevuto tanto odio. Hanno tentato più di una volta di liquidarlo, Paolo, lo sapete bene, basta sfogliare gli Atti degli Apostoli. Ecco, e sentiamo allora questo canto di Paolo. Lo vediamo nel capitolo 9. È un tessuto di citazioni bibliche da questo momento in avanti la sua lettera. Egli vuol far capire che la Bibbia la conosce, che l'Antico Testamento è fonte anche per il Nuovo, è fonte anche per lui di ispirazione. Ed egli comincia: dico la verità in Cristo, non mentisco. E la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e possiedono l'adozione figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi, e da essi, vedete, tutta la storia della salvezza in una pagina, in una riga sola, e da essi proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Voi sentite questa lode del popolo di Israele che Paolo fa. E questa lode noi la ritroviamo anche nell'immagine fondamentale. Paolo ha combattuto la razza ebraica. Paolo è contro ogni concezione di razza. Egli ha combattuto la visione del giudeo-cristianesimo delle origini proprio perché voleva identificare razza e salvezza. E voi avete visto che invece per lui la razza non conta nulla. Essere pagani, i famosi famigerati goim, nazioni, essere ebrei è la stessa cosa, perché noi siamo tutti miseri, identici come punto di partenza, come base. Ciò che è importante è aprire la coscienza, il cuore, la pistis, la fede. Ed ecco allora che Paolo vuole precisare qual è il rapporto che voi non ebrei, che noi tutti non ebrei abbiamo con l'antica alleanza. E qui c'è un canto veramente dell'Antico Testamento e dell'antico popolo di Israele nella relazione col cristianesimo. È quel motivo per cui noi leggeremo sempre nell'interno delle nostre chiese l'Antico Testamento, e non lo leggeremo così, come una preparazione alla messa. Lo leggeremo come parte della liturgia e alla fine diremo parola di Dio. Ecco questa immagine. Paolo immagina un olivo e dice: questo tronco è il popolo di Israele, l'Antico Testamento. Noi siamo lì, quella è la nostra radice. E noi siamo stati innestati. Adesso il nostro ramo, il ramo dell'oleastro, è diventato enorme. E noi speriamo che la radice abbia continuamente ad essere piena di altri polloni, di altri germogli. Egli spera sempre che l'Israele di Dio possa essere l'Israele che abbracci nella sua visione anche la figura del Cristo. E adesso voi sentirete queste parole piene di commozione che Paolo dedica al suo popolo nel capitolo 9 dal versetto 16 al 24. Quindi non dipende dalla volontà degli uomini né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che usa misericordia. Questa è la prima considerazione che egli fa. E voi questa considerazione la vedete sviluppata attraverso una prima immagine, poi entreremo più avanti a vedere la seconda, l'immagine del vasaio. O uomo, tu chi sei, versetto 20, per disputare con Dio? Oserà forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò: perché mi hai fatto così?
Forse il vasaio non è padrone dell'argilla per fare con la medesima pasta un vaso per uso nobile e uno per uso volgare? Questa è la prima immagine che lui usa. Dio sta plasmando tanti vasi, e anche tu, ebreo, sei stato plasmato come noi pagani. Ed ora, più avanti, egli continua, sempre con questa serie di citazioni, ed arriva a quel testo dell'Olivo che è nel capitolo undicesimo. E nel capitolo undicesimo noi vediamo, se le primizie sono sante, lo sarà anche tutta la pasta. Usa ancora un'immagine ebraica collegata agli azimi, alla festa degli azimi. E poi continua. Se però alcuni rami sono stati tagliati e tu essendo leastro sei stato innestato al loro posto, diventando così partecipe della radice della linfa dell'olivo, non menar tanto vanto contro i rami. Se ti vuoi proprio vantare, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Dirai certamente, ma i rami sono stati tagliati perché vi fossi innestato io. Bene, essi però sono stati tagliati a causa dell'infedeltà, mentre tu resti lì in ragione della fede. Non montare dunque in superbia, ma temi. Se infatti Dio non ha risparmiato quelli che erano rami naturali, tanto meno risparmierà te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, e qui comincia a vedere questa azione di Dio che ha tagliato dei rami di Israele che è caduco. Ma noi, versetto 24, se infatti sei stato reciso dall'oleastro che eri secondo la tua natura e contro natura sei stato innestato su un olivo buono, quanto più essi, gli ebrei, che sono della medesima natura dell'olivo buono, potranno venire di nuovo innestati nel proprio olivo. Tu eri un oleastro, sei stato messo nell'olivo dell'Antico Testamento. Loro sono rami caduti. Essi potranno a maggior ragione essere riportati nella radice e nell'albero primigenio. Ecco allora l'immagine dell'olivo e dell'oleastro. E da ultimo, e concludiamo con quest'ultimo elemento, Paolo, dopo aver salutato il suo popolo, deve risolvere l'ultimo problema. Dopo aver sperato che questo albero d'olivo, che questo vaso plasmato sia di nuovo plasmato e il vaso e l'albero d'olivo ritorni ancora ad essere con un ramo che si chiama il ramo dell'Israele nuovo, l'Israele che è venuto accanto all'oleastro sulla radice dell'Antico Testamento, Paolo a questo punto spiega le opere. Ed è la parte finale della sua lettera, dal capitolo 12 al 15. E qui noi ci fermiamo, avremmo dovuto leggere delle parti, ma non riusciamo, per questione di tempo io vi consiglio di leggere soprattutto il capitolo 12. Paolo qui spiega che cosa sono le opere. Forse che il cristiano non deve compiere le opere? Forse che egli è perdonato, basta soltanto questa irruzione di Dio ed egli è libero? Paolo invece risponde e dice, l'immagine sua è legata soprattutto al tema dell'amore, della carità. E se voi prendete come punto di riferimento l'amore, vi accorgerete allora qual è la proposta cristiana per le opere. Paolo ha negato che le opere salvino. Le opere che salvano sono messe prima. Sono quelle che io allego su un documento e porto davanti a Dio e dico, ecco, tu mi devi salvare. Guarda su questo documento tutte le mie opere. Dall'altra parte invece Paolo dice, le opere sono dopo. E gli dice, è un po' come, non usa questa immagine ma il tema dell'amore permette questa immagine, è un po' come la madre, è come la persona innamorata, la quale non fa delle opere per guadagnare l'amore, per costruire l'amore, ma fa delle opere perché è innamorata. La madre cura suo figlio spontaneamente, non per avere meriti o premi o altro, ma perché alla radice c'è questo amore che la scaglia quasi ad aprirsi, la proietta fuori di sé. E allora Paolo dice, quando tu avrai lasciato entrare Dio, quando tu avrai accolto pneuma, lo spirito, allora la tua azione da quel momento in avanti sarà sempre e soltanto un'azione di giustizia. Tu sentirai la necessità di fare il bene. Tu sentirai la necessità di compiere le opere, e allora ecco la sua definizione. Le opere sono il frutto dello spirito. E le opere sono quasi il sigillo dell'amore. Allora voi vedete che è finita la concezione di una religione economica. Io non potrò mai andare davanti a Dio
e mettermi un passo davanti come il fariseo rispetto al pubblicano dicendo io ho 100 opere, quello ne ha una sola. Ma se egli nel suo amore ha dato quell'unica opera, agli occhi di Dio egli è prezioso come il santo che porta le sue 100 opere. Ognuno nella misura del suo amore deve dare. Basta che tutti all'inizio abbiano compiuto la stessa opera. E l'opera da fare è una sola, quella di partenza, la pistis, la fede, abbracciare Dio. E da quel momento in avanti dovremo continuare a tenere aperte le braccia, quelle saranno le nostre opere. Spontaneamente continueremo ad agire nell'amore. Questo è il discorso che abbiamo visto di Paolo. Adesso dobbiamo concludere e questa conclusione noi la facciamo con alcune brevissime indicazioni finali. Prima indicazione che io vorrei suggerirvi è questa. Voi vedete che Paolo abbiamo soltanto potuto abbozzare adesso il discorso, soprattutto in finale, quando ormai il discorso si concentrava. Evidentemente il discorso di Paolo richiede ancora un approfondimento e non è detto che debba finire qui la nostra lettura di Paolo. La lettura di altre lettere oppure anche della lettera ai Romani secondo angolature diverse, per esempio l'angolatura del peccato originale, cosiddetto peccato originale. Quindi diciamo, è importante capire. Noi troppo spesso abbiamo davanti a noi un linguaggio che è un linguaggio incomprensibile perché richiede di essere spiegato. C'è troppo spesso una chiesa sorda, non perché non ascolti, ascolta ma non capisce. C'era una dichiarazione abbastanza banale ma significativa di un vescovo italiano, anche un vescovo molto intelligente, il vescovo di Livorno, Monsignor Ablondi, il quale dichiarava proprio in una sua intervista a un quotidiano, dichiarava se qualche volta io durante la colletta della messa dicessi fa o Signore per il tuo grande progetto salvifico, linguaggi liturgici o teologici, che questa chiesa cada su tutti quelli che sono qui presenti per Cristo nostro Signore, il popolo risponde Amen tranquillamente. Abituati come sono a questo linguaggio che così fluisce spontaneamente. Quindi è importante anche capire, rendere ragione della speranza che è in noi. Seconda indicazione conclusiva direi. È importante oltre al capire anche avere questo orizzonte molto aperto. Voi vedete che Paolo ha usato linguaggi diversi e si è aperto al mondo, si è aperto anche a forme molto diverse, per cui dovremmo avere il coraggio di non usare più traduzioni così. Fare traduzioni più facili. Fare spiegazioni anche più elementari probabilmente, ma con un linguaggio che sia anche più percepibile, immediatamente percepibile. Ed ecco allora il discorso di aprire un po' questo nostro dialogo non solo ai teologi, ma anche a voi. Noi non lo possiamo fare qui, ma è indispensabile che ci sia questo intreccio, questo dialogo comune. E io a questo proposito vorrei dire, se Paolo ha aperto così l'orizzonte, questa sera, che è anche l'ultima sera nella quale ci dobbiamo salutare, io vorrei raccogliere l'invito di alcuni di voi, e in particolare un invito che ho ricevuto perché ci sia anche più spesso la possibilità magari di fare di queste lezioni qualcosa di ancora più rigoroso, che diventino veramente delle lezioni. La proposta è già stata avanzata già nell'interno di questa conferenza. Riuscire anche a fare proprio un tema di teologia che possa essere ascoltato anche da altri, che possa essere seguito anche da altri con un linguaggio più accessibile di quanto avvenga nell'interno, necessariamente, nell'interno delle facoltà di teologia. Ed è proprio in questo senso che allora concludiamo guardando questa lettera ai Romani per l'ultima volta e vedendola alla fine con questo sguardo di Paolo lanciato alla Spagna. Noi abbiamo visto nell'interno del capitolo 8 uno sguardo sul mondo, abbiamo visto uno sguardo di Paolo alla Spagna, che per lui era come andare agli estremi confini della terra. E proprio nei giorni scorsi, l'ultima volta io avevo letto una lettera di uno che stava leggendo con me e che quindi viene incontro al desiderio di approfondire questo discorso teologico. Questa sera invece vorrei proprio dire, perché è l'unica via che ho, l'unica via possibile, è una lettera proprio ancora che porta il profumo quasi dell'Oriente, lontano da noi. Io ho ricevuto una lettera di un gruppo di suore dell'Alto Egitto,
le quali ricevono per merito di qualcheduno di voi, non so chi sia, e non ho la possibilità di ringraziare queste suore, le quali vogliono che io saluti anche tutti quelli che sono qui presenti, e allora l'unico mezzo è proprio salutarle e ringraziarle attraverso del loro ricordo, proprio attraverso questa registrazione che certamente arriverà a loro nell'Alto Egitto. L'Alto Egitto è la Tebaide. Da dove è sorta la grande spiritualità cristiana? Questa lettera porta l'immagine dei templi di File nell'Alto Egitto. Ed effettivamente Paolo ha guardato proprio così, all'urbe Roma e a tutto l'orbe. Non la conosciamo personalmente, ma sentiamo il dovere di esprimere il nostro cordiale ringraziamento poiché la parola di Dio spezzata attraverso lei è giunta alla Tebaide d'Egitto. Sembra di sentire proprio le lettere dei primi cristiani. Ed è per questo motivo che allora, ancora una volta, Paolo resta presente in mezzo a noi anche attraverso questa apertura, verso il mondo e verso tutti gli altri uomini. E con lui preghiamo. E preghiamo con le ultime parole della sua lettera, che è una preghiera, a colui che ha il potere di confermarvi secondo il Vangelo che io annunzio e il messaggio di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni, ma rivelato ora e annunziato mediante le scritture profetiche per ordine dell'Eterno Dio a tutte le genti perché obbediscano alla fede, a Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo la gloria nei secoli dei secoli. Amen.